Dopo 4 anni di lavoro, il nuovo centro culturale di Malmo, siamo in Svezia, è stato completato, firmato da Schmidt Hammer Lassen Architects. La struttura si compone di una sala concerti, un albergo e un centro congressi. Il master plan comprende anche 27.000 metri quadri destinati a interventi residenziali e spazi commerciali. Punta alla certificazione LEED Gold la Shanghai Tower, simbolo dello skyline della capitale economica e finanziaria della Cina. Forse per pareggiare tutto l'inquinamento che c'è in Cina ce ne vorrebbero centinaia di torri come queste, però. Con i suoi 632 metri di altezza, sviluppati su 128 piani, l'edificio è il grattacielo più alto della Cina e la certificazione LEED, richiesta e attesa, ne certificherà anche la sostenibilità. Ha riaperto dopo 3 anni di restauro il capolavoro di Andrea Mantegna che impreziosisce l'ala nord-est del castello di San Giorgio a Mantova, fiore all'occhiello del complesso del Palazzo Ducale. L'opera di Mantegna era stata danneggiata dal sisma nel 2012 e ultimato il ripristino viene di nuovo restituito ai turisti. Immagino si tratti della stanza degli sposi di cui tanto si sa di questo artista straordinario che si era formato nel Veneto e aveva appreso da Donatello l'arte di non solo della prospettiva, ma anche di dare quelle forme ai volti che avevano una propria identità. È stata inaugurata la nuova fermata municipio della metropolitana di Napoli, ve lo diciamo perché. Perché è firmata niente proprio di meno che da Alvaro Sisa ed Edoardo Souto de Mura, due peraltro architetti intervistati da noi proprio qua a Bologna, in Italia. La struttura è caratterizzata da interni semplici e sobri, da pareti bianche e grigie e da parti tufacee, cui si aggiunge un grande dipinto su una parete di 37 metri ispirato al Vesuvio. A curare la parete artistica è stato Achille Bonito Oliva.